signori, il podio della edizione numero 105 della Targa Florio, terzi classificati, De Tommaso Bizzotti su Citroen C3. Un applauso, si guadagnano il terzo del nuovo podio, secondi classificati, Craig Quinn, lui Luca. Vincono l'edizione numero 105 della gara, il fedello Fiantino del Dondo. Gian Domenico Basso e Lorenzo Cunanai. Le strette di mano purtroppo semplicemente figurate da parte dei vertici della nostra federazione, da parte del presidente Settimo, ma anche del vice presidente della regione siciliana che è Armao, del sindaco di Termini Imerese e del presidente di Automobile Club Palermo. Allora, io sono di fianco con Lorenzo Gargano, curatore del museo, Michele Gargano, curatore del museo della Targa Florio. Avete dato all'equipaggio primo classificato un riconoscimento di cosa si tratta in breve? Sì, abbiamo dato questo riconoscimento alla WRC, a Newell e Anderson, è la massima espressione del settore mondiale. Oggi sul percorso veramente hanno saltato il pubblico, a parte che io rappresento Covesano, ma rappresento anche l'amministrazione di Covesano, il sindaco Giovanni Battista Nelli, in via Tanti Saluti, si congratula con noi vincitori e abbiamo anche regalato delle pile in ceramica che rappresentano un valore profondo sul volto, che rappresenta appunto l'intervento, la presenza e la prosperità di edizioni. L'equipaggio Basso Cunanai, complimenti ancora. E qui adesso mi sa che deve esserci. Allora adesso una foto soltanto i piloti per favore, quindi rompete le righe, anche perché tra poco stappano lo sfumante, quindi vi sconsiglio la permanenza. Perfetto, aprite lo spumante, stappatelo e bevete con moderazione. E si salvi chi può. Solo se è fresco e non mettetevi alla guida perché altrimenti va. Perché ricordiamo, le multe non sono solo per le mascherine, anche per l'alcol, quindi attenzione. Ognuno si sposa. Thank you.
giornata.